network per l'Università Ovunque Nettuno, promosso nel 1992 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, realizza lauree a distanza. È composto da 38 università italiane e 30 straniere e da aziende come la Telecom Italia, la RAI e la Confindustria. Gli studenti del Nettuno hanno a disposizione strutture alternative al modello universitario tradizionale. Il Centro Nazionale, che ha sede a Roma, garantisce la cooperazione tra le università e le aziende. Coordina le attività didattiche e organizzative delle singole università consorziate, che erogano i corsi a distanza. Coordina la produzione delle videolezioni e del materiale didattico da inserire nel sito internet. Predispone e controlla la messa in onda delle videolezioni sulle reti televisive satellitari Rai Nettuno Sat1 e Rai Nettuno Sat2 e su Rai 2, trasmesse anche su internet e via satellite con la piattaforma multimediale Open Sky Eutelsat. In questo network l'aula universitaria scompare come spazio fisico ed è grazie alle nuove tecnologie e alle reti di telecomunicazioni che si crea uno spazio virtuale per la mobilità delle idee e la circolazione del sapere. I poli tecnologici sono le strutture didattiche interne alle università ed erogano agli studenti a distanza i seguenti servizi. Seminari in videocomputer conferenza, esercitazioni di laboratorio, tutoraggio faccia a faccia, svolgimento degli esami, archivio delle videolezioni trasmesse e tutto il materiale didattico dei corsi, accesso alle reti televisive satellitari e a internet. Inoltre offrono agli studenti a distanza anche un luogo fisico d'incontro per superare l'isolamento in cui spesso lo studente a distanza può trovarsi. I poli tecnologici sono gli incubatori di innovazione delle università tradizionali e possono essere allestiti presso le aziende. In questo caso le lezioni del Nettuno svolgono anche un servizio di qualificazione e riqualificazione del personale. Lo studente può crearsi il polo tecnologico anche nella propria casa. Il modello didattico del Nettuno. Il modello di insegnamento proposto è un modello misto che modula i vantaggi offerti da un insegnamento tradizionale e un apprendimento guidato con i vantaggi offerti da un modello di insegnamento a distanza attraverso le nuove tecnologie. Sono gli stessi professori che nelle università tradizionali svolgono ricerche sui contenuti del sapere ad essere anche i docenti dei corsi faccia a faccia che a distanza. Per i corsi a distanza i docenti hanno dovuto imparare un nuovo linguaggio, un nuovo modo di comunicare il sapere. Infatti, nelle lezioni video il docente, oltre a trasmettere conoscenze su un dato argomento, indirizza lo studente a un metodo di studio e di apprendimento, a una lettura critica dei testi di esame. Tutti i corsi sono trasmessi per televisione sui canali satellitari Rai Nettuno Sat1 e Rai Nettuno Sat2 e collegati alle pagine web dei professori video. Qui gli studenti trovano materiali didattici, esercitazioni in rete, forum, assistenza di tutor telematici. Il Nettuno offre 27 corsi di laurea a distanza nei settori delle ingegnerie, delle economie, dei beni culturali, dei sistemi informativi territoriali, della sociologia, della psicologia e delle scienze della comunicazione. Per un totale di 450 corsi prodotti, 24.000 ore di videolezioni universitarie, 22.000 ore di esercitazioni su internet e 5.200 professori e tutor universitari. Nettuno e l'Europa. Il modello didattico del Nettuno è in continua evoluzione, per questo si è impegnato in molti progetti di ricerca a livello europeo per sperimentare, confrontare e crescere in qualità. È con Hermes e Giotto che si è definito un ambiente telematico di insegnamento aperto e flessibile che consentirà al network per l'Università Ovunque Nettuno di integrare diversi linguaggi e tecnologie. Computer e internet creano un ambiente completo di apprendimento dove vengono implementate modalità diverse di comunicazione del sapere. Videolezione digitalizzata, biblioteca intelligente, laboratorio virtuale, videoconferenza. Le modalità ospitate in un unico luogo, un luogo virtuale, un cielo aperto senza confini nel quale si insegna e si apprende in modo personalizzato, ma anche guidato da docenti e tutor telematici. Lo studente accompagnato da Hermes, il messaggero alato degli dèi, può viaggiare su internet tra diversi ambienti virtuali. Con la videolezione può studiare Giotto, la sua storia, la sua arte, le sue opere.
Con la biblioteca intelligente può approfondire in modo ipertestuale con libri provenienti da tutto il mondo. Con il laboratorio virtuale lo studente può scegliere di visitare il laboratorio allestito nel convento di Assisi, dove esperti restauratori sono impegnati a ricomporre i dipinti di Giotto della Basilica Superiore di San Francesco, danneggiati dal terremoto del 26 settembre del 1997. Seguire le video lezioni di restauro dove vengono spiegate le tecniche utilizzate. Imparare attraverso l'esercizio pratico il mestiere del restauratore. Il sistema intelligente consente di operare virtualmente su modelli tridimensionali, di selezionare frammenti, individuare il danno che il frammento ha subito, restaurarlo, ricomporre i frammenti per ricostruire gli affreschi raffiguranti San Francesco e Santa Chiara. Lo studente, in questo percorso di approfondimento integrato e aperto, multimediale e ipertestuale, è guidato da un tutor telematico sempre presente e da un sistema esperto di prove ed errori, dinamicamente in evoluzione. Con la videoconferenza e il forum in internet si realizza un apprendimento collaborativo e si creano nuovi rapporti sociali. L'università così si trasforma da un sistema isolato suddiviso in classi e materie di studio in un sistema aperto. Lo spostamento fisico di professori e studenti è sostituito virtualmente dalla mobilità delle idee. In questo modo si sviluppa un'interazione tra studenti e docenti delle diverse università del mondo. Si internazionalizza la cultura e il sapere e si creano nuove conoscenze ma anche nuovi valori. L'università si muove a cieli aperti, senza confini.